Ciao, sono Roberto La Corte, creatore della La Corte Immobiliare. Oggi, con questo video slide, voglio parlarti dei tre errori che ti fanno bruciare la reputazione del tuo immobile in vendita. Quali sono questi tre errori? Allora, ce ne sono tre che sono i più comuni, non è che siano soltanto questi, ma in realtà ci sono molto più errori dove sicuramente devi avere un minimo di accortezza ed evitarli. Però ti do i primi, tra cui il primo errore che tu possa realmente fare è il prezzo sbagliato. Perché per tentativi non si fa nessun tipo di operazione. Parlo in generale in questo momento. Cioè tu non puoi pensare di intanto proviamo e poi facciamo sempre in tempo a recuperare, no? Perché fai fatica a recuperare. È molto difficile che tu possa realmente recuperare un'azione di cui tu hai fatto un errore come il prezzo. O meglio, magari c'è qualcuno che si permette anche di dire che io non tratto. La parola io non tratto, ok? Anche se tu in quell'istante specifico la tieni riferita al prezzo, quindi il prezzo sbagliato, e poi in aggiunta gli metti anche io non tratto, ok? Perché tu ritieni non trattare il prezzo, in realtà il prezzo è una considerazione in una trattativa, ma non vuol dire trattare. La trattativa è ben altro, vedrai delle altre mie video slide che parleranno anche di trattativa, quindi capirai meglio lì quell'altro aspetto. Però l'errore che puoi fare, il primario, è il prezzo sbagliato. Il secondo errore che tu possa fare è la presentazione scadente. Adesso io come presentazione potrei dirti che magari l'annuncio con quattro foto in disordine dell'immobile che tu stai abitando, che pensi di vendere, o ereditato dai genitori e ti ritrovi con una casa vecchia e senza neanche svuotarla, imbiancarla, pulirla, insomma la presenti al mercato, potrebbe essere questo l'errore. Ma in realtà l'errore maggiore è quando tu, ok, ti rechi in visita con un cliente. Quindi se tu stai vendendo l'immobile da privato, sicuramente qua devi veramente fare molta attenzione, perché tu sicuramente fai un altro lavoro, quindi non conosci le dinamiche della vendita, non conosci le dinamiche, seppur brutto da dirsi, della manipolazione di vendita, ok? Quindi far comprendere bene determinati aspetti dell'immobile al cliente, ok? Quindi con determinate frasi, determinate parole, insomma, che spiegano qual è il beneficio, qual è il vantaggio e lo svantaggio di quell'immobile lì, ok? Quindi lì probabilmente commetti un errore madornale, perché puoi anche sbagliare, come ti dicevo in precedenza, l'annuncio, le foto, ma se per sbaglio ti capita realmente un cliente, ok, presso l'immobile, cioè effettui durante una visita dopo tutti gli errori commessi sulle pubblicazioni dell'immobile sul mercato, lì veramente devi giocarti la carta vincente e non puoi sbagliare la presentazione di persona, ok? Nella visita dell'immobile. E il terzo errore, che qua voglio magari spiegare meglio come avviene, visto che faccio l'agente immobiliare da più anni, quindi mi posso permettere di dirti come stanno realmente le cose quando ti avvali di un agente immobiliare. Allora, lavorare con più agenzie nello stesso momento è un errore gravissimo. Perché è un errore gravissimo? Perché vuoi la mancanza di chiarezza dell'agente immobiliare, vuoi che vi siete intesi male, vuoi che non c'è stato quel dialogo che ha consentito di fare un percorso lineare, gli agenti immobiliari
a volte pesano molto se non hai un accordo chiaro per iscritto. In realtà un vero agente immobiliare, o meglio un professionista, è colui che ti propone un incarico di vendita esclusiva. Tu non devi guardare l'aspetto vincolante con l'unico agente immobiliare, devi guardare la tua tutela che hai quando ti offrono l'incarico di vendita in esclusiva, perché si riesce a ottimizzare la vendita attraverso le agenzie solo se tu ti metti nella condizione di essere tutelato con l'incarico in esclusiva. Adesso ti parlo di un caso studio che è relativo a ciò. Un cliente ha dato l'incarico di vendita a più agenzie perché riteneva che queste agenzie fossero sparse per la città e avevano modo, ok, di ognuno recuperare dei clienti di ogni zona. E quindi questo è l'errore madornale che un cliente possa fare. Perché? Perché lui ha fatto, in primis, te lo posso garantire e te lo metto per iscritto anche, perché il cliente io l'ho conosciuto tra i primi, in primis ha fatto 4-5 valutazioni dell'immobile, quindi ha contattato, che poi ne parleremo anche in altri video slide della valutazione gratuita dell'immobile, ha contattato più agenzie con l'illusione di poter affidare l'incarico di vendita. In realtà lui in questo primo giro di contatto ha ottenuto degli accorgimenti, o meglio ha ottenuto il prezzo, le modalità di vendita e ha ottenuto quelle che sono le informazioni che potessero servire a lui per andare da privato, e così realmente ha fatto. Ha messo fuori un cartello di vendita, ha fatto un pseudo annuncio che girava sui quotidiani locali, ok? E grazie al cartello e grazie all'inserto che ha fatto in quel periodo lì è riuscito a essere contattato da più agenzie immobiliari. E quindi lui cosa faceva? Li accoglieva comunque, perché visto che i privati, perché oggi un acquirente vuole veramente delle garanzie prima di acquistare una casa, quindi una maggiore sicurezza, e la trovano maggiormente presso gli agenti immobiliari, presso gli operatori e non direttamente da privato. Lui, visto la carenza di appuntamenti di privati interessati, dava la possibilità alle agenzie di incontrarlo, mostrargli l'immobile in vendita e capire se loro fossero in grado di aiutarlo, ok, verbalmente a portarle dei clienti. E non si voleva impegnare con nessuno perché pensava che, siccome tutte queste agenzie non erano tutte di una zona specifica ma erano sparse per la città, potessero aiutarlo prima e meglio, ok, nella vendita di casa senza avere un vincolo contrattuale con uno specifico, quando in realtà poteva benissimo dare veramente l'incarico in esclusiva a un agente immobiliare il più bravo, il più preparato, il più simpatico, il più bello, che potesse veramente tutelarlo, e dirle di fare da interlocutore nei confronti degli altri agenti immobiliari, perché oggi la stragrande maggioranza sul mercato va in collaborazione, per cui non c'è più il problema dell'esclusività e per cui è meglio avere la tutela con l'incarico. Ma detto ciò, il cliente, ok, affidandosi a tutti questi, pensava di avere risolto il problema della vendita, ma in realtà non fu per niente semplice, o meglio, con ognuno si instaurava un certo tipo di rapporto per tutto quello che tu hai appena anticipato prima, e vale a dire che ovviamente noi umani non siamo fatti l'un per l'altro, ok, ma siamo fatti per le persone con cui riusciamo a instaurare meglio il rapporto e abbiamo la massimizzazione della comprensione. Quindi se con uno ti comprendi più rispetto con un altro, o se uno magari è più portato a instaurare una certa relazione con l'altro un po' meno, ok, magari le parole che vengono dette, ok, in quei casi, in quegli incontri, avvengono delle considerazioni
sull'immobile, che poi vengono automaticamente personalizzati da ogni essere umano, in questo caso da tutti gli agenti immobiliari. Ognuno faceva le proprie considerazioni per far sì, magari, di offrirle, okay, l'opportunità di vendita, cioè procurarle qualche cliente a questo privato. C'è un errore che gli agenti immobiliari oggi non dovrebbero fare, però così è successo. E quindi c'era quell'agente immobiliare che aveva capito una condizione, quell'agente immobiliare che ne ha pensata una e in realtà era quella sbagliata, quell'agente immobiliare che riteneva che il prezzo era alto e per cui il cliente, a fronte di un'offerta, avrebbe accettato un prezzo più basso e per cui si era permesso anche di portare clienti anche che avessero un budget più basso. Poi c'era qualcuno che faceva solo le foto interne e non metteva l'indirizzo esposto dell'immobile per far sì che un cliente acquirente non andasse direttamente sul loco perché c'era il cartello, e c'erano agenzie che proponevano un immobile, ok, come se fosse ubicato in altre vie vicine, che comunque anche l'indirizzo di ubicazione fa la differenza. Sta di fatto che il cliente venditore, ok, poi parlandoci, visto che io sono stato uno tra i primi e sono stato contattato da lui per fare la valutazione, avendo poi un rapporto continuativo, io non ero tra queste agenzie che portavo i clienti, perché purtroppo non è questa la tutela che bisogna offrire a un venditore, ma è ben altra, e ci parlavo, mi ci relazionavo una volta ogni 20 giorni, mese, insomma, per capire come andava, anche perché instaurare un rapporto con un umano è importantissimo, insomma, le pubbliche relazioni nel nostro settore sono fondamentali. Sta di fatto che il cliente non ne cavava un ragno dal buco. Perché? Perché aveva delle incomprensioni e delle perdite di tempo. Allora io stesso gli consigliavo da solo, senza nessun tipo di interesse, però magari l'interesse era finalizzato, che se si stufasse di tutto, iniziasse a lavorare con noi seriamente, veramente, io ho consigliato, addirittura a vantaggio della categoria, insomma, dei miei colleghi, anche se alcuni non li conoscevo, di togliere il cartello da privato, perché magari togliendo il cartello da privato venivano incoraggiati questi, tra virgolette, incapaci colleghi agenti immobiliari che assecondavano quelle che erano le richieste di un venditore, che in realtà non è questo che è da fare. E quindi il cliente vedevo che mi ascoltava, perché dopo X giorni, non mi ricordo, 4-5 giorni, passo da lì, l'immobile è lì, ma il cartello non c'è più. Quindi vedevo che il cliente comunque aveva una certa propensione a mettere una certa attenzione anche su quello che io consigliavo. Quindi, però, quello che in lui lo frenava è che aveva una certa età e non si rendeva conto delle potenzialità del web, se conosciuto bene, e quindi secondo lui pensava che dando l'incarico a uno e essendo in una zona specifica, parliamo di un immobile che non ha una zona precisa, perché fa parte di tre zone a cavallo, però siamo sempre nel comune di Verona, e pensava che potesse essere penalizzante per lui nell'individuare un cliente. Ok? E quindi questo è stato un altro tassello che, oltre l'errore del prezzo, l'errore della presentazione scadente degli agenti immobiliari e l'errore di darla a tutte le agenzie, insomma, per quello che ci siamo appena detti, è anche fondamentale capire che siamo in una nuova era e quindi tu puoi vendere dall'Italia un immobile all'estero. Quindi figuriamoci se è necessario affidarsi all'agenzia di zona o di qualcuno che possa essere nell'immediata vicinanza, ma quello che conta è che sia una persona preparata, che sia a passo coi tempi, che sappia gestire bene il web, il marketing e la promozione per evitare diversi errori e che ti tuteli con l'incarico di vendita dell'immobile. Dico questo perché io alla fine questo immobile non sono riuscito a venderlo. Questo immobile alla fine è capitato in quell'errore più grande che si potesse fare. Parliamo di un'abitazione singola che
era stata quotata 3 anni prima circa 400.000 euro e è stata appena venduta, parliamo di pochi mesi, saranno 6-7 mesi, ed è stata svenduta, svenduta, parola svenduta, a 125.000 euro, ok? Ad una persona che ancora deve fare anche il rogito. Quindi attraverso un'agenzia che non si conosce la provenienza. Attraverso questo tipo di procedura puoi incappare in questo tipo di situazione. Quindi ti ho raccontato il caso studio. Io non ci ho guadagnato nulla su questa trattativa, però voglio che magari tu possa trarne un vantaggio e guadagnarci tu qualcosa. Quindi se vuoi comprendere meglio e migliorare la vendita di casa tua oppure partire col piede giusto per vendere casa tua, ecco qua. Ti puoi sicuramente avvalere di noi, che siamo gli specialisti in vendita di case, che ti diamo una garanzia rispetto a tutti i nostri competitor presenti sul mercato dove noi operiamo, e puoi chiamarci allo 045 810 48 99 oppure scriverci una mail ad info@lacorteimmobiliaresrl.it. Sarò ben contento di risponderti e spero di incontrarti presto. Ciao, alla prossima!